Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo qui alla Balera Romana, un locale spettacolare dove abbiamo appena assistito a un grandissimo concerto del Gran Combo de Puerto Rico e abbiamo ascoltato una musica spettacolare, una musica che ha abbracciato un po' tutte le anime del mondo latinoamericano, dalla salsa colombiana, la salsa cubana, la salsa portoricana. E abbiamo qui un artefice, uno degli artefici di questa serata, che è Marcello Pedone. E Marcello, la serata è appena conclusa, stiamo andando via tutti quanti sudatissimi, abbiamo ballato fino alla fine. Quali sono le prime impressioni? Ma sicuramente impressioni positive, nonostante poi chi organizza ha sempre, come dire, qualcosa da, no, da darsi contro o da migliorare, perché comunque fa parte dell'attività. Però sicuramente positiva come impressione, perché proprio prima, durante il concerto del Gran Combo, abbiamo assistito a circa 1200 persone, tra cui anche sicuramente 350 italiani, tutte insieme gioire per la salsa, perché sicuramente tutto si può dire, ma il Gran Combo di Puerto Rico sono esattamente 55 anni che fa salsa, ecco. Quindi veramente era un'occasione per stare tutti insieme, e ho visto tante bandiere, compresa quella italiana, che non era virtuale, Lorenzo non era portata qui, però è stato bello vederli tutti assieme, ecco, gli amanti della salsa tutti assieme, finalmente uniti da un'unica grande bandiera, che è poi quella della salsa. Ecco, appunto, parliamo della salsa. Questo movimento che da circa 20 anni forse ha cominciato piano piano a entrare sempre di più nelle serate romane, nelle serate italiane, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento oggigiorno. Ecco, spiegaci un pochettino, secondo te, visto che 10-15 anni fa la salsa era un ambiente solo per pochi, e probabilmente anche per persone di una certa età, oggi come oggi invece notiamo che ci sono moltissimi giovani che si sono avvicinati a questo nuovo mondo. Secondo te a che cosa è dovuta questo avvicinamento anche delle persone giovani e giovanissime? Allora, innanzitutto una piccola precisazione: in realtà sono molti, molti più anni che la salsa è arrivata qui da noi, perché io ho cominciato nel 94, ma c'era chi ha cominciato 6 anni prima di me, quindi si può dire che oggi che siano forse anche già 27, 28, quasi 30 anni che si parla di salsa in Italia, ovviamente con un ritardo rispetto al mondo, no? Perché poi si parla di salsa nel mondo già invece da un ventennio prima addirittura di quando è arrivata qui. Cosa attira i giovani? Sicuramente l'evoluzione della salsa, che è passata anche per ritmi freschi, più freschi nel sound di quelli di una volta, soprattutto con l'introduzione della recente, si fa per dire gli ultimi 15-20 anni, timba, introduzione del salsaton, l'introduzione poi di altri generi che sono non proprio salseri ma limitrofi alternativi tipo il reggaeton. Sicuramente questa parte di salsa e dintorni, chiamiamola così, più fresca, più giovanile, più ritmata, ha sicuramente contribuito molto all'avvicinarsi dei giovani, che sono però avvicinati anche, diciamoci, da tutto, dalla baciata, non solo dalla salsa. Ecco, parliamo di questi nuovi stili, se così si possono chiamare. Negli ultimi tempi, diciamo, l'ambiente salsero si è un po' trasformato, per cui ci sono state molte influenze di molti generi musicali, come la kizomba, come la bachata, questi nuovi stili come la bachata sensual. Ecco, secondo te quale sarebbe l'ingrediente giusto per far avvicinare tutte le persone che in questo momento sono molto vicine a questo tipo di stili in una serata come quella che abbiamo passato questa sera? È molto difficile dirlo, sicuramente un elemento c'è, ma è più vicino alla culturiosità che non al divertimento, cioè nel senso che oggi come oggi si tende ad approcciare al ballo piuttosto che non alla musica, proprio perché ci si tende a divertire, perché si fa movimento, si fa un po' di fitness, e soprattutto questi sono strumenti per socializzare con le persone. Sicuramente la serata di stasera è una serata che potrebbe essere per certi giovani considerata un pochino più noiosa, no? Proprio perché attinge i suoi ritmi negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 e un pochino negli anni 90, quindi va a escludere proprio quell'ultimo, diciamo così, ventennio o più o meno,
dove proprio non ci sono quei ritmi così freschi di cui abbiamo parlato prima. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sicuramente la curiosità potrebbe essere questo elemento, che però manca un pochino, perché si tende a cercare ciò che non si conosce nel nuovo, quando anche nel vecchio c'è tanto che non si conosce. Anzi, negli ultimi 10 anni della mia sperimentazione musicale, cioè della mia ricerca musicale, sicuramente ho notato che c'è tanto da conoscere anche nel vecchio, che ha un suo fascino, ma siccome sono più vecchio dei giovani sono affascinato da cose diverse: la curiosità. Bene, affrontiamo un momentino un argomento abbastanza delicato, che è quello delle scuole di salsa. Oggi, stasera, abbiamo assistito a una serata dove probabilmente non abbiamo visto, diciamo, le scuole schierate, diciamo, in pista, ma abbiamo visto semplicemente tanti ballerini che avevano voglia di ballare liberamente con tutti quanti. Ecco, parlaci un pochettino, che ruolo hanno le scuole attualmente, che ruolo dovrebbero avere e soprattutto se all'interno di una serata è proprio necessario avere queste scuole come partecipanti, visto e considerato che questa sera invece non ce n'era neanche una e abbiamo, insomma, in qualche maniera fatto una serata top. No, dunque, a onore di cronaca, in realtà delle scuole c'erano che hanno appoggiato la serata, non erano tantissime rispetto al panorama, ovviamente su questo sono d'accordo con te. Qual è il compito delle scuole? Il compito delle scuole, se sono associazioni culturali, è fare cultura. Se sono associazioni dilettantistiche sportive, e favorire l'attività sportiva, che è ben diversa da quella culturale, perché riguarda più l'esercizio del fisico che non quello della mente. E cosa augurarci? Beh, sicuramente che quelle scuole che sono associazioni culturali aiutino i loro allievi non solo nell'esercizio fisico, quindi la figura, ma anche nel, ammesso e non concesso che siano scuole di salsa, perché è chiaro che se sono scuole magari che fanno reggaeton non rientrano nel tipo di serata che noi abbiamo fatto questa sera. Però sicuramente cosa ci si può aspettare è che le scuole aiutino gli allievi a fare una ricerca e che sia anche storica, nel senso che la salsa non nasce nel 2017, nasce molti anni fa e ci sta tutto un percorso che in teoria, secondo me, l'insegnante dovrebbe aiutare a fare all'allievo. Ripeto, se è un'associazione culturale e se vuole che il proprio allievo conosca i ritmi della salsa, che, ripeto, non traggono origini né a Cuba solamente, né solamente nel 2017, ma si può parlare di un movimento generico che si è sviluppato nel mondo sicuramente a partire dalla fine degli anni 50, quindi siamo già di fronte a quasi un settantennio di musica mediamente ballabile in quello che noi chiamiamo salsa. Ok, un'altra domanda, più che domanda una curiosità. Questa sera abbiamo assistito al fatto che durante il concerto abbiamo notato parecchie persone latinoamericane che provenivano da diverse anime del Sud America. Abbiamo visto peruviani, colombiani, venezuelani, ecuadoregni, tutti probabilmente con una grande tradizione salsera propria, no? Diciamo. Allora ti chiedo perché loro diciamo non hanno avuto nessun tipo di problema nel cercare di produrre una serata come questa, facendo venire un'orchestra come quella del Gran Combo de Puerto Rico, quindi probabilmente un'orchestra che è lontana dalla loro tradizione musicale. Mentre invece noi in Italia ci facciamo la guerra tra schieramenti di salsa cubana, salsa portoricana. Ecco, secondo te che cos'è che può generare, quando è che potremmo arrivare a questo tipo di risultato? Mai, perché non appartiene al nostro DNA. Io penso che quello che fanno i latini in tal senso è da sposare, da appoggiare con tutte le forze che sono a nostra disposizione, perché noi come gli italiani non abbiamo le capacità di investire su questo tipo di attività, perché diciamocela tutta, non abbiamo la capacità di consumare al bar e questi concerti si pagano fondamentalmente con l'incasso dei biglietti, ma anche molto con l'incasso del bar. L'italiano medio non incassa, quindi noi ci giriamo intorno, non consuma quanto consuma il latino, che nella sua tradizione vive questo momento e
come una festa, e oggi si è visto bandiere, persone che avevano voglia di divertirsi, e noi abbiamo molto da imparare da loro da questo punto di vista. Possiamo solo sperare di vivere come vivono loro questo tipo di eventi, proprio per poterceli permettere, ma sarà molto difficile, e quindi più che inventarci noi di chiamare il Gran Combo di Puerto Rico, secondo me la cosa più interessante che si possa fare, proprio per l'amore della salsa e dell'unione, è partecipare attivamente, così come abbiamo fatto, insomma c'è stata una bella adesione da parte di Roma a questi eventi, affinché chi ha organizzato questo evento, alla quale organizzazione va tutto quanto il mio rispetto, possa essere in grado di avere un incentivo per farlo ancora. Magari ci potranno portare, non so, Gilberto Santarosa piuttosto che non un Willy Colon. Noi aspettiamo, e quello che possiamo fare è contribuire, perché poi questo è il loro mondo dove noi dobbiamo entrare in punta di piedi, cercare di essere carini con loro, e sperando che loro siano nello stesso modo con noi, perché per esempio noi amiamo ballare, loro un po' di meno. Quindi però la fusione significa tolleranza. Noi dobbiamo quindi, secondo me, Lorenzo, aiutare questo mondo e contribuire, ma non possiamo crearlo, è molto difficile. Perfetto, ci avviamo verso la fine di questa breve intervista. Molti ti criticano perché diciamo hai un concetto un po' estremo della musica. Cosa ti senti di dire a tutte queste persone che invece vedono la musica solo come uno sfogo e un divertimento e non altro? Ma no, io non mi sento di dire nulla di particolare, mi sento di dire semplicemente che ognuno ama e fa quello che vuole. Questa sera, e questo soprattutto lo dico agli amici di Salpico con Latino, abbiamo voluto omaggiare tutte le geografie senza distinzione: Cuba, Puerto Rico, USA, Venezuela, Colombia, Panama, Europa, Senegal, Africa, cercando Italia, Spagna, cercando di arrivare a tutte le geografie possibili, cosa che io penso che sia tutt'altro che estremista, anzi sia dimostrare quindi che in realtà l'estremismo non esiste, e che quello che si vuole concretamente è diffondere la cultura della salsa, che ripeto, non appartiene a Cuba, non appartiene a Puerto Rico, non appartiene a New York, perché sono le tre grandi distinzioni che sembrano crearsi. Io invece sono contrario a queste distinzioni, proprio perché penso che della salsa bisognerebbe avere un concetto generale estremamente positivo, estremamente diffuso e spalmato sui vari anni in cui questa si caratterizza. Quindi io penso che non penso di essere affatto un estremista, anche perché stasera abbiamo dimostrato di non essere estremisti, dando a tutti la possibilità di ballare la loro musica. Questo penso che sia un concetto democratico più che di... Un'ultima domanda. Questa sera abbiamo visto latinoamericani, italiani e anche europei ballare insieme la stessa salsa, la stessa musica. Allora la domanda è: perché questo tipo di situazione così coinvolgente è possibile che nasca solo ed esclusivamente in presenza di eventi come quello di stasera e non anche invece in serate normali? Bella domanda, perché ormai, proprio perché sono 25 anni che almeno, anche 30, che c'è la salsa in Italia, c'è la tendenza ad apprezzare più gli eventi, e quello di oggi era sicuramente un evento, come lo è stato quello di La Vara di Primera, che sicuramente immagino che Salpicon Latino avrà seguito. E sono eventi che sono unici nel loro genere, raccolgono tante persone che, ripeto, sono entusiaste, quindi si ritrovano in entusiasmo quando ci sono degli eventi, proprio perché la gente, soprattutto che balla da tanti anni, ma anche gli stessi latini, sono invogliati a venire così in maniera numerosa, proprio quando c'è un evento. E quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me l'evento tende a creare quel regime di armonia che abbiamo visto questa sera, proprio perché c'è entusiasmo, proprio perché c'è un evento. Perché se la fai ogni settimana, intanto non puoi fare una cosa così grande, l'evento non è più un evento, si perde quindi l'evento, diventa una serata ripetitiva, si perde quindi l'entusiasmo e la gente giustamente non viene. Ok, allora abbiamo terminato questa breve intervista con Marcello Pedone, che può essere definito sicuramente uno dei personaggi che nel panorama salsero italiano ha investito tempo, denaro e tante energie per cercare di portare avanti questo movimento, se così possiamo chiamarlo.
E che cosa dire? Salutiamo tutti gli amici di Serpicon Latino e sperando che al prossimo evento siate qui con noi. Un saluto a tutti, ciao!